Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Mastro Titto, 17esimo episodio per la nostra serie di Nero Automata. In questo video andremo ad affrontare la missione secondaria Membro della Resistenza Scomparso. Una donna all'accampamento della Resistenza sostiene che uno dei suoi amici sia scomparso improvvisamente. Esamina il deposito di materiali per tentare di scoprire dove è finito. Una piccola precisazione prima di cominciare: per poter sviluppare questa missione secondaria sarà necessario completare preventivamente la missione sempre secondaria La Richiesta della Responsabile, che trovate completata nella sua interezza nell'episodio 16. Detto anche questo, proseguiamo sulla destra, recuperiamo questo piccolo droppino a terra che sono 200G. E scendendo dalla scheletta possiamo parlare con questi due tizi che non avranno nulla di che importante da dirci, recuperare il contenuto di queste due cassette grande e piccola, prendere l'altro droppino sulla sinistra e soprattutto interagire con questo palo dell'impalcatura. Questo tipo di interazione è fondamentale per sviluppare la nostra attuale missione secondaria. Guarda qui, su questa colonna c'è inciso qualcosa. Tre numeri. Chissà se è una serie di coordinate, un obiettivo forse, o una località segreta. Difficile dirlo. Disegno comunque sulla mappa. Ed è così che la missione si aggiorna. Per cui, per capire anche dov'è che dobbiamo andare adesso, apriamo nuovamente con il tasto option il menu, andiamo su mappa e ci cerchiamo nello specifico questa nuova destinazione, che è esattamente qui nel deserto, quindi dopo l'ingresso sulla sinistra. Ci mettiamo anche il nostro bel bersaglietto e ci rifacciamo tutta la strada a piedi verso l'area chiamata deserto. Ingresso. Si ricomincia. Gambe in spalla e buon viaggio. Nel mentre che ci avviciniamo intanto a destinazione, ci tengo a spiegarvi una cosa. So perfettamente che andando avanti con la storia, più avanti avremo modo di sbloccare un sistema che ci permette di compiere dei viaggi rapidi, così da evitarci ogni volta il tragitto che facciamo a piedi per quanto riguarda anche lo sviluppo di queste missioni secondarie. È anche vero però, vi ricordo sempre, che andando avanti troppo con la storia rischiamo di perdere la possibilità di accedere e di completare alcune missioni secondarie. Non ho la sicurezza al 100% di quando tali missioni, alcune di esse, si vanno a perdere, quindi per non rischiare nulla ci facciamo ogni volta tutta la strada. Ne approfittiamo chiaramente anche di questa situazione, che non è del tutto svantaggiosa, anche per eliminare un po' di nemici, fare esperienza extra, ottenere nuovi materiali e raccogliere anche vari droppini da terra. Quindi tutto serve sempre per migliorare il nostro gameplay di combattimento, per soddisfare anche la nostra sete e fame di esplorazione e anche per raccogliere qualche oggettino che magari più avanti potrebbe essere molto molto comodo. Arrivati grosso modo a destinazione di questa missione secondaria, c'è una cosa molto importante che devo dirvi, che invece riguarda il gameplay. Tale missione è piuttosto ostica, perché a breve ci troveremo ad affrontare delle piccole biomacchine di livello 30-32 e poi alla fine una biomacchina di dimensioni medie di livello 35, se non ricordo male. Quindi hanno tanta vita e fanno molto danno. Se però siamo bravi a schivare i loro attacchi, anche perché il loro moveset è sempre lo stesso e ben prevedibile, e se abbiamo un po' di pazienza riusciremo ad eliminare questi nemici di livello molto alto senza troppi problemi. Quindi cominciamo sempre con un bel laser e iniziamo ad attirarne possibilmente una o al massimo due alla volta. Qui sono in tre, quindi faremo il possibile. Chiaramente, dato che i nemici hanno così tanta vita e sono di livello così alto, non vengono neanche storditi dai nostri colpi, quindi dovremo stare molto attenti anche al tipo di attacchi che facciamo e a mantenere sempre una buona distanza nei loro confronti. Cerchiamo di accanirci su uno alla volta, così che li eliminiamo in fretta. E i primi sono stati sistemati senza troppi problemi. Continuiamo ad avanzare e ce ne dovrebbe essere un altro gruppetto qui dietro sulla destra. Ripropriamo il laser e sistemiamo anche quest'altri due. Non avviciniamoci ancora all'area dove vedete il bersaglio, perché altrimenti andremo ad attirare l'altro del 35, che è un attimino più complicato da buttare giù, che richiede un po' più di pazienza e un po' più di tempo. Uccisi tutti quanti, facciamo il possibile anche per recuperare un pochettino di punti vita e affrontare il prossimo combattimento full HP, così da non avere questo tipo di svantaggio.
Ed eccola qui di fronte. Ok, è una macchina comunque sia di piccole dimensioni, grosso modo. Ed ha sempre i soliti due attacchi, quindi o il colpo di fendente col coltello dall'alto al basso, oppure sono due colpi in serie facilmente schivabili. Quindi anche qui stiamo sempre molto attenti agli attacchi perché ci tolgono veramente tantissima vita. Utilizziamo il laser ogni volta che possiamo e poi facciamo delle combo rapide in successione per togliergli un po' di vita. Ricordando sempre anche che in questo caso il nemico non soffre il nostro eventuale stordimento, anche se utilizziamo armi pesanti e attacchi molto potenti. Un ultimo consiglio che posso darvi è di cercare di combatterlo in quest'area qui in particolare, quindi vicino agli alberi, di non allontanarci troppo, altrimenti poi se per l'appunto ci allontaniamo troppo da quest'area di combattimento il nemico perderà interesse e recupererà istantaneamente i suoi punti vita, quindi dovremo ricominciare tutto da capo. Ed anche questo lunghissimo ed estenuante combattimento è stato completato. Siamo stati bravissimi. Faticoso, ma anche soddisfacente. E da questa missione secondaria che per l'appunto si è appena aggiornata abbiamo anche imparato che le biomacchine conoscono il sentimento della vendetta. Recuperiamo il droppino qui in fondo, che è un attacco a distanza piccolo, small, e poi andiamo anche ad ispezionare il cadavere dell'androide della resistenza. Abbiamo ottenuto diario di un uomo e un chip di memoria. Ovviamente sono oggetti relativi alla missione che non possiamo utilizzare noi stessi. Fatto anche questo, ci prendiamo questo droppino che è un critico più uno, così a caso, e ci rifacciamo chiaramente la strada tutta all'indietro per tornare all'accampamento della resistenza. Ehi, siete tornati? Com'è andata? L'avete trovato? Le diciamo la verità. Mi spiace tantissimo, ma il tuo amico è morto. Oh. Stava cercando di vendicarsi delle biomacchine che avevano ucciso i suoi commilitoni. No. No. Ma non era abbastanza forte. Così è caduto vittima delle biomacchine. Maledette biomacchine, le sterminerò. Ehi, calmati, è tutto a posto. Abbiamo eliminato quella che ha ucciso il tuo amico. Davvero? Sì, davvero. Quindi nessun altro dovrà più andare in cerca di vendetta. Ma che cosa farò ora? Non ho nessuno da amare e nessuno da uccidere. Non ho niente. Non è... Andiamo, 9S. Ascolta, torneremo, va bene? Torneremo a vedere come stai. Terminato anche il dialogo con la ragazza, in realtà non abbiamo ancora completato la missione, ma essa è stata solo aggiornata.
Per riuscire a chiudere completamente questa questione, dovremo allontanarci dall'accampamento ed attendere che la missione si aggiorni in automatico. Fatto questo, torneremo sui nostri passi ed otterremo la nostra meritatissima ricompensa. Se n'è andata? State cercando la signora che era qui? Sì, se n'è andata poco fa. Sembrava parecchio turbata per qualcosa ed era armata fino ai denti. Oh no. Ehi, mi è appena venuto in mente che voleva che vi dessi qualcosa. Ecco. Wow, tutta questa roba. Sì, ha detto che a lei non serviva più. Ehi, non chiedetelo a me. Io le donne non le capisco proprio. E non sei l'unico. Ok, con l'esperienza che abbiamo preso addirittura 1200 punti, abbiamo fatto il 14° level up. Inoltre abbiamo ottenuto come ricompensa per questa missione secondaria 3 perle, 5 pirite, o pirite che dir si voglia, che sono poi oggetti per potenziare alcuni tipi di armi, 2 recuperi medi, un chip aumento PV più 3 che non dovrebbe essere affatto male, e 5000 G. E chiaramente abbiamo anche completato la missione secondaria, membro della resistenza scomparso. Prima di salutarci, andiamo a vedere se possiamo equipaggiare il chip aumento PV più 3 e come possiamo anche migliorare un pochettino quelle che sono le caratteristiche di 2B. Ok, il chip è comunque molto buono, purtroppo occupa 13 spazi. C'è da dire però che un po' di soldi ce l'abbiamo. È anche vero che abbiamo in sospeso ancora una missione secondaria dell'inventore svitato che ci richiederà tantissimi soldi. Però, se vogliamo, possiamo anche tentare di fare questo investimento. E quindi prenderci magari uno slot memoria più 8 da 10.000 ed andare a equipaggiarci anche questo tipo di chip qui. E direi che possiamo anche farlo, perché no? Tanto per, a suon di pesca, i soldi li rifacciamo, non è un problema. Anzi, vi dirò, compro tutto, così ci togliamo direttamente il pensiero per sempre. Abbiamo speso tantissimo, qualcosa come 70.000, però non ci pensiamo più, chiaramente. Ed avendo tutti questi spazi, possiamo sia andare ad equipaggiare il chip aumento PV più 3, sia il tasso critico che abbiamo comprato tempo fa. Non è che cambi molto un 10%, però siccome sono sfigato cronico col drop, ormai lo sapete tutti, mi affligge questa tortura e ne approfitto per aiutarmi un pochettino. Quindi intanto ci mettiamo questo chip qui e ci andiamo a mettere anche tasso rilascio più 10%. Detto visto e fatto anche questo, non mi resta altro da dirvi che anche per il 17° episodio della nostra serie di Nero Automata tutto si conclude qui. E ragazzi, come sempre vi ringrazio del tempo che mi avete dedicato e spero di esservi stato d'aiuto. Al prossimo video, ciao!